Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale Times Gadget. Oggi andiamo a vedere dei trucchi e delle funzionalità dedicate al nuovo iPhone X. Infatti dopo averlo visto nella recensione completa e aver visto i tanti vari gadget, oggi andremo a vedere dei trucchi e delle funzionalità che sicuramente, probabilmente e spero vi potranno aiutare nell'utilizzo quotidiano. Sono delle funzionalità non del tutto visibili sempre, sono delle funzionalità alcune volte un po' nascoste nelle tante impostazioni e potete trovarle non solo su questo iPhone X, alcune dedicate solo all'iPhone X, ma le altre le potete trovare anche sugli attuali iPhone 8 e 7, 7 Plus. Quindi spero che questo video vi sia comodo e spero che vi sia utile, e adesso andiamo a vedere insieme tutte queste nuove trucchi e funzionalità di questo nuovo top di gamma Apple. Ed eccoci qua ragazzi con il nuovo iPhone X, iPhone X sotto la nostra lente. Andiamo subito a vedere qualche piccola funzionalità, qualche piccola scorciatoia. Allora, prima di tutto, per risvegliare il telefono non serve ruotarlo verso di noi, girarlo verso di noi in questa maniera, perché in questo modo l'iPhone si riattiva automaticamente il display, ma oltre a cliccare sul pulsante power possiamo semplicemente tappare sul display. In questa maniera un singolo tap risveglia il display. Ve lo dico perché vedo molti utenti, molte persone con cui vedo giocare con questo nuovo iPhone X cliccare 2-3 volte, lo schermo si risveglia semplicemente con un singolo tap. Da questa schermata possiamo accedere alla fotocamera e alla torcia con il Force Touch. Non dovete, io inizialmente non lo sapevo e cercavo di andare a sollevare questi pulsanti, per chi non proviene da un iPhone precedente lo potrebbe non saperlo, dovete utilizzare il Force Touch, quindi senza andare a trascinare verso l'alto, pigiate con più forza e accedete alla fotocamera oppure attivate la torcia. Per accedere alla fotocamera, sicuramente questa qui è una cosa che vi sarà capitata nel levare le notifiche, potete semplicemente fare uno swipe verso sinistra e accedere nuovamente alla fotocamera, quindi doppia funzionalità per accedere al reparto camera. Ma andiamo a sbloccare, e visto che ci siamo in tema di swipe, voglio far vedere anche un altro swipe che forse vi potrebbe essere comodo. Quando andiamo a modificare le icone, le volete rimettere a posto, quando le avete rimesse a posto tutte e volete dare l'ok per fare fine, non dovete solamente pigiare qui sopra, perché delle volte può essere scomodo il fattore l'arrivare qui sopra con una mano o col pollice, quando soprattutto lo utilizzate con una mano sola, ma per dare l'ok potete semplicemente fare uno swipe verso l'alto e avete rimesso le icone. Parlando sempre di swipe, vi voglio dare una ripassata, una rinfarinata ai vari swipe che ci sono su questo iPhone X, che non fa parte dei trucchi, però ve la voglio dire lo stesso per chi sta passando a iPhone X e vuole avere un'idea generale di come funzioni. Prima di tutto, per andare alle impostazioni, alle applicazioni in background, basta fare uno swipe verso l'alto e andare verso destra, oppure uno swipe e rimanere al centro senza togliere il dito, quindi molto molto semplice. O fate questo verso sinistra, verso destra, oppure rimanete e si attivano le applicazioni. Per chiudere le applicazioni, purtroppo non è più come prima che possiamo fare uno swipe verso l'alto, ma se lo facciamo, vedete, andiamo alla home. Dobbiamo tenere premuto per chiuderle, si attiverà, vedete il pulsantino qui sopra, le possiamo chiudere o in questo modo oppure adesso tirandole verso l'alto, lanciandole verso l'alto. Parlando di piccole funzionalità, di piccoli swipe, anche un altro swipe molto comodo, se siete nella home e volete passare alla prima applicazione che avete aperto in background, basta uno swipe qui sotto. Qui sotto, facendo lo swipe, passate da un'app a un'altra, ma la cosa fondamentale e molto comoda è che per passare subito dall'app potete fare uno swipe anche dalla home. Se rifate uno swipe dall'altra parte, non tornate alla home, ma tornerete all'altra applicazione. Se non c'è nulla per tornare alla home, uno swipe verso l'alto. Se siamo nella home, uno swipe verso il basso e accediamo invece alla ricerca veloce, ma questa qui la ricerca globale ce l'abbiamo anche sugli altri telefoni. Invece su questo iPhone X, per tirare giù la tendina delle notifiche, non dovete solamente andare qui sopra all'angolo, ma bensì potete benissimo andare nella parte alta e andare a tirare giù, si tirerà giù la tendina delle notifiche, mentre per tirare giù il pannello di controllo, quindi con i collegamenti veloci, dovete unicamente andare a fare uno swipe verso il basso nell'angolo in alto a destra. Da quest'angolo chiaramente potete trovare la percentuale adesso che è visibile e se avete attivato o disattivato il Bluetooth. In questo reparto dei comandi rapidi possiamo attivare e possiamo utilizzare anche Force Touch su ogni singolo pannello, su ogni singola funzione. Per esempio, se andiamo sulla musica e utilizziamo il Force Touch, si aprirà questa nuova schermata che ci permetterà di andare a avere dei controlli più grandi, più completi per gestire la musica. Se andiamo invece nel reparto in questi collegamenti veloci, andiamo a fare un Force Touch, andiamo a premere quindi con più forza, possiamo attivare non solo la modalità aereo, ma abbiamo l'accesso a AirDrop
e all'hotspot personale. Se invece andiamo a cliccare sulla luminosità, possiamo andare a True Tone e a Night Shift. Stessa cosa per il volume, possiamo andare a abbassare e ad alzare. Per la modalità notte non c'è alcun tipo di impostazione o comunque di menu settato, un menu veloce. Per alcune ci sono, per altre no. Però comunque è molto comodo perché, per esempio, in questo caso possiamo andare subito ad attivare o disattivare AirDrop e l'hotspot. Altra funzionalità che invece possiamo andare a trovare nelle impostazioni generali, dovete andare quindi proprio a generali, ad accessibilità. Ad accessibilità andate, scusate, sotto a tutto, all'ultima voce, abbreviazioni accessibilità. Non so quanti di voi lo sanno, ma è possibile personalizzare il tasto power quando si preme per ben 3 volte. Quando lo premete per ben 3 volte potete dare all'iPhone, potete impartire uno di questi comandi: Assistive Touch, che è in pratica il pulsante home, quello virtuale, potete spostare ovunque sul display, molto comodo. Controllo interruttori, filtro colore, in versione classica colori, in versione colori smart, riduci punto di bianco, voice over e zoom. Una cosa interessante è se fate in versione colori classica e premete 3 volte, vedete, si sono invertiti i colori. I colori non si invertiranno, in questo caso ok tutti, scusate, era ve la tolgo, anzi 1, 2, 3, la andiamo a rimettere. Se invece fate in versioni colori smart, in questo caso non andremo a invertire tutti i colori, ma andremo a invertire i colori, questi chiari, i colori smart, quelli che il telefono sa di poter invertire senza andare a alterare, vedete, la grafica. In questo caso, per esempio, avremo le applicazioni, le impostazioni con lo sfondo nero, avremo le tendine delle notifiche con le varie notifiche che non sono più bianche ma sono nere, trasparenti. Avremo anche, mi sembra, foto totalmente, vedete, a fondo nero. È una funzionalità abbastanza comoda, bella per chi piace per esempio il fondo nero, anche nelle mail, vedete, potete invertire il fondo, quindi passate le scritte bianche su fondo nero. È un'applicazione, una funzionalità simpatica che a molti di voi potrebbe essere utile perché non piace lo sfondo bianco, ma soprattutto che vi consiglio di usare insieme al risparmio energetico della batteria. Infatti, quando avete poca batteria, vi consiglio di impostare anche questa funzionalità di invertire i colori, perché comunque il display con un fondo nero, anche con il fondo della home, ma anche nelle impostazioni, andrà sicuramente a drenare meno batteria e a consumare quindi meno batteria durante l'uso quotidiano, giornaliero. Rimuoviamo 3 volte il tasto home, 1, 2, 3 e torniamo al menu classico con il fondo bianco. Se andiamo a ricliccare possiamo andare a togliere la funzionalità e quindi non avremo più nessuna funzionalità su questo tasto. Ma visto che ci siamo, voglio farvi vedere anche l'assistive touch. Molti di voi lo utilizzavano, l'ho visto utilizzato sugli precedenti iPhone. Qui si può implementare in questa maniera, 1, 2, 3 e qui arriviamo al classico tasto. Classico tasto, diciamo, virtuale, che può andare a un po' sostituire anche gli swipe su questo telefono per chi di voi non è abituato agli swipe, oppure vuole semplicemente avere questo tasto perché vuole arrivare al centro controllo prima, ai gesti, alle personalizzazioni, oppure alle notifiche. In questa maniera possiamo scendere le notifiche, da qui le possiamo far risalire, oppure al centro controllo. Quindi un tasto che qui possiamo tornare chiaramente alla home, che potrebbe esservi comodo e che chi non sa come utilizzarlo o non sa come attivarlo, in questa maniera potrebbe benissimo andarlo a utilizzare in maniera molto semplice e decisamente veloce. Chiaramente, oltre a queste funzionalità di personalizzazione, se andate a tenere premuto il tasto power, accediamo a Siri. Ma queste qui sono funzionalità che poi potete personalizzare tranquillamente. Sempre rimanendo nelle impostazioni generali, possiamo andare ad attivare ad impostazioni. Allora, eccolo qui, centro di controllo, scusatemi, non le impostazioni generali, ma alle impostazioni, senza entrare in quelle generali. Qui possiamo andare a personalizzare il centro di controllo, che è quello che tirate giù dalla tendina delle notifiche. Qui possiamo in pratica aggiungere quello che volete: abbreviazione accessibilità, accesso guidato, Apple TV Remote, quindi aggiungere delle funzioni che forse potrebbero essere comode, non so, il cronometro, la lente di ingrandimento, le memo vocali o le note. In questa maniera, quando andiamo a tirare giù, vedete come si vanno ad aggiungere tutte le altre collegamenti veloci alle varie applicazioni che noi più utilizziamo. Altra funzionalità che volevo farvi vedere per quanto riguarda non solo l'iPhone X ma anche gli altri tipi di Android, gli altri tipi di smartphone di un'ultima generazione che hanno questi display, purtroppo, da una parte ancora non del tutto adatti ai tipi di video che trovate su YouTube, e che hanno questi display da 18 noni o 16 noni o 21 noni a seconda di quello del modello che avete, però per la maggior parte sono attualmente 18 noni.
Se avete questi tipi di display, molti utenti mi hanno chiesto come si fanno ad impostare i video di YouTube a tutto schermo. La cosa è davvero molto semplice, non dovete fare altro che un pinch to zoom. Con un pinch out le andrete a ripristinare nel rapporto, nella dimensione originale. Chiaramente nella dimensione originale li vedete assolutamente interi, senza tagli. Se andiamo a fare un pinch in, quindi a tutto schermo, lo andremo ad impostare noi tutto schermo, però vedete come qui sotto nella parte alta viene leggermente tagliato, quindi non andrete a vedere delle parti del video. In questa maniera invece possiamo andare a ripristinare nel formato originale. Questo qui era una piccola cosa che volevo dirvi, perché molti utenti me l'hanno chiesto ultimamente, che non sapevano come impostarlo, dato che non c'è visibile un tipo di tasto per impostare, per disattivare o attivare la modalità a tutto schermo nei video. Tornando alla home, volevo farvi vedere una piccola funzionalità, una piccola scorciatoia per non solo per organizzare le icone, ma anche per creare le cartelle o per tirare fuori le app dalle cartelle. Allora, il classico modo è quello di tenere premuto e andare a prendere un'icona e trascinarla sopra un'altra, e così si crea la classica cartella. Ma c'è anche un modo alternativo per selezionare più, per esempio, applicazioni per buttare all'interno di una cartella. Esempio, noi possiamo fare in questa maniera: tenete premuto un'applicazione, la trascinate quasi sopra l'altra. Nel momento in cui state facendo questo, andate a cliccare sulle altre e le potete scegliere. Da qui ne abbiamo 6 e possiamo andarla a trascinare all'interno di una cartella. Quindi è un sistema veloce per selezionare le applicazioni e trascinarle all'interno delle cartelle o fuori le cartelle, perché anche in questo caso, se noi volessimo tirare fuori tutte le applicazioni da questa cartella, non dobbiamo fare altro che tenere premuto una e poi andare a cliccare sulle altre che vogliamo togliere. Le portiamo fuori, rilasciamo, e così si auto allineano e si vanno, diciamo, a riorganizzare negli spazi vuoti che avete all'interno della home. Da qui fine o con uno slide verso l'alto. Questa qui era una piccola funzionalità, una piccola scorciatoia per riorganizzarvi più velocemente le applicazioni o organizzarvi le app in cartelle. Un'altra funzionalità che invece volevo farvi vedere per quanto riguarda il Face ID che utilizzate con questo iPhone è: andiamo alle impostazioni generali, andiamo a Face ID e codice, mettiamo il codice, vi metto un attimo al volo il codice, e entriamo all'interno delle impostazioni del Face ID. Allora, con il Face ID è possibile impostare sull'iPhone solo alcune applicazioni consenti l'accesso se bloccato a vista oggi, notifiche recenti, centro di controllo, Siri, rispondi con messaggio, controlli casa e richiama. Da qui potete impostare, attivare o disattivare tutti questi tipi di applicazioni quando avete il Face ID. Se l'attivate vuol dire che in questa maniera, quando siete nella schermata di sblocco, se il Face ID non vi ha sbloccato ancora il telefono, potete utilizzare quei tipi di applicazioni, ma non potete accedere chiaramente a tutte le altre impostazioni o applicazioni. Ma se non volete neanche accedere a queste app, o comunque anche, non so, al pannello delle notifiche, non volete che si tiri giù, o non volete le notifiche recenti, il centro di controllo, le potete andare a disattivare in questa maniera, in modo tale che quando siete nella schermata di sblocco con il Face ID, se non sbloccate il telefono, non potete neanche accedere o vedere le notifiche recenti. È una funzionalità, diciamo, comoda per chi ha il telefono per lavoro, non vuole far vedere le altre notifiche recenti, quindi non vuole neanche far tirare giù una tendina, le potete disattivare da questa parte. Ultima tipo di funzionalità che volevo farvi vedere, che sicuramente molti di voi la sapranno, ma la dico per chi si sta avvicinando ora al mondo dell'iPhone e forse non lo sa e vuole avere qualche trucchetto in più nell'utilizzo generale. Se siete all'interno del browser, per esempio, ma questo qui vale anche nelle altre applicazioni, e volete tornare al top, quindi all'inizio, senza dover fare uno scroll, basta che tappate una volta e tornate in alto. Questa qui è una funzionalità che vi potrebbe essere comoda non solo per Safari, ma anche per esempio per Instagram. Se andate in questa maniera, cliccate due volte e tornate all'inizio della pagina. Una scorciatoia molto veloce che alcuni non sanno, ma che diventa molto utile soprattutto quando siete all'interno di Safari oppure siete all'interno delle email, doppio tocco in alto e tornate al top. Ragazzi, per questo concludo qui questi piccoli consigli, trucchi, funzionalità di questo iPhone X.
chiaramente non abbiamo veri e propri trucchi su questo iPhone, perché il sistema operativo non ci sono tante impostazioni avanzate o da scoprire, oppure funzionalità particolari che possiamo andare ad utilizzare in tutti i giorni. Le gesture le abbiamo viste e questi qui erano delle piccole scorciatoie che volevo farvi vedere, sperando che possano essere utili o sperando di trasmetterle a chi si sta avvicinando ora o da poco al mondo dell'iPhone o vuole acquistare un nuovo iPhone X. Per questo è tutto ragazzi, mi raccomando, per qualsiasi cosa sono qui a vostra disposizione. Se vi è piaciuto il video, vi è stato comodo, un pollice in alto mi fa sempre molto piacere. Se avete qualche altra funzionalità che non ho, di cui non ho parlato, non ho accennato, mi raccomando scrivetemela qui sotto, perché così possiamo informare anche gli altri utenti se nel caso non ho fatto vedere qualcosa. Ragazzi, per questo è tutto, da Times Gadget per Giorgio, buona giornata a tutti.